Sono curioso di sapere che cosa ne pensa lui. Afa, permettimi, c'ho una, che è una zanzara di mortacci, ma che è il covo delle zanzare qua dentro, mamma mia, oh! Cioè, se può sta, permettimi di dire due partite, quelle di ieri sera, veramente clamorose, veramente incredibili per come poi alla fine i risultati sono maturati, ma per quello che abbiamo visto di clamorosissimo all'interno delle partite di Inter e di Napoli. Non posso far altro che confermare in pieno quello che hai detto. E qui ovviamente per esprimere il suo puro e semplice parere personale in merito, ma prima di tutto salutiamo. Ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti. Allora, innanzitutto vi chiediamo semplicemente di lasciare mi piace su questo video per supportare i nostri contenuti calcistici, ovviamente non vi costa nulla farlo, e vi propongo un obiettivo iscritti. Se oggi entro le 17, adesso siamo a poco più di 519.000 iscritti, ma se arriviamo entro le 17 a 519.200 iscritti, Fabio si prende la responsabilità di vederci e di guardarci e fare la live reaction insieme di Sheriff Roma. Mo' per un attimo ci ho avuto un vuoto. Sheriff. Sheriff Roma, sì. Potresti arrivare in ritardo, magari arrivi a partita cominciata, però onestamente sarebbe comunque una live reaction insieme che non facciamo da un bel po' di tempo. Quindi Vero, verissimo. ecco, dipende tutto da voi. Approfittatene se siete come sempre in quel 45% di utenza che segue sempre i video di questo canale, ma ancora non sei iscritto. Verificate, non siete iscritti? Iscrivetevi, attivate la campanella per raggiungere l'obiettivo. Se attivate la campanella, vi arriva sempre la notifica, non vi perdete più i video. Due canali di calcio e un canale extra calcio. In descrizione compariranno qui. Allora, io vorrei cominciare con te, prima di tutto, con il Napoli. E poi ci spostiamo all'assurda prestazione dell'Inter, perché secondo me su quella c'è ancor più da dire, C'è più seppur clamore. sì, però qualcosa di pesante da dire secondo me c'è anche sul Napoli, non so se la pensi come me. Ma guarda, io ti dico la verità, il Napoli, diciamo che mi sembra ancora un pochino una squadra fragile, in cerca di un proprio equilibrio che deve essere necessariamente nuovo rispetto a quello trovato nella passata stagione. E però magari quando si spinge in avanti qualcosina, si comincia a intravedere, ma dietro mi sembra che balli clamorosamente la samba, perché non è possibile che ogni qualvolta si avvicini la squadra avversaria all'area di rigore, Qualsiasi veramente sono. avversario esso sia, mi permetto di dire, Sì, senza mancare qualunque, di ma infatti rispetto. non ho detto Braga proprio per questo motivo, perché mi sembra che veramente Napoli, appena ci si avvicini qualunque avversario davanti, inizi a tremare. Questa perlomeno è l'impressione che ho avuto dall'inizio di questa stagione e che mi sembra anche purtroppo per i tifosi del Napoli confermata nell'esordio in Champions contro Braga. Comincia a diventare un problema, secondo me. Come dici te, forse la parola chiave più adatta per cercare di spiegare la situazione e per cercare di trovare il problema è no non la difesa, ma prima di tutto l'equilibrio. La penso esattamente come te, perché poi il Napoli, quando c'è da attaccare, quando c'è da creare, crea e crea anche una mole di occasioni da rete importanti. Il Anzi, problema. posso dirti anche meglio rispetto alle ultime uscite, secondo me. Il Napoli nella Sono partita contro d'accordo. il Braga forse si sta un pochino ritrovando anche sotto la vena realizzativa o comunque in vena creativa. Sono d'accordissimo, però poi anche i crolli, io non capisco se sono fisici, se sono mentali. Dopo un primo tempo dominato in quel modo, in lungo e in largo, in cui avresti potuto fare 3-4 gol, non riesci a farli Esatto. e nel secondo tempo abbassi così tanto il tuo baricentro, subisci così tanto da una squadra che poi sulla carta, per quanto va rispettata, perché è pur sempre una squadra che sta in Champions, no? Però è Ma possibile rispetto che a subisci Napoli mi così? sembra abbastanza modesta. Esatto, io quello dico, possibile che sto Napoli fa vedere tutto il contrario di tutto all'interno della stessa partita? Così, cioè mi ha ricordato la partita con la Lazio. Domini il primo tempo, crei una mole di occasioni da rete importanti, nel secondo tempo crolli, a sto giro l'hai vinta uguale la partita, ma in maniera, permettimi di dirlo, abbastanza fortuita, mo mi dici che ne pensi, quella con la No, Lazio no, la perdi. assolutamente d'accordo. Sì, certo, ma sono assolutamente d'accordo perché comunque se il Napoli vince sta partita è solamente grazie ad un autogol pure abbastanza goffo, perché obiettivamente se la palla non entrava andava a finire il Napoli, oltre al danno
del pareggio ci sarebbe stata anche la beffa della partita dominata nel primo tempo con tante tante occasioni ripetute, ma che la palla in sostanza non entra mai. Però io credo che il Napoli si possa riassumere un pochino in tre semplici punti, dove purtroppo potrebbe essere anche elementare dirlo, ma mi sembra abbastanza evidente. Te manca la colonna a livello difensivo, perché esce Kim e io, Nathan, sinceramente non so più che cosa pensare. Ha Addirittura fatto si sarebbe subentrare al buttato dentro 90esimo. al novantesimo. Ma è da pazzi, Ecco, secondo me. È da pazzi. io comincio a nutrire seri dubbi, sinceramente, perché un conto è che te esce Koulibaly l'anno scorso, te entra Kim, ma subito titolare, subito colonna, dove non vai ad abbassare il livello, e allora va bene così. Ma in questa stagione, se Kim lo levi, non dico che devi trovare un Kim di nuovo, un nuovo Kim, Però qualcuno che gioca però sempre di titolare perlomeno, al posto suo. cioè, in Semplice. questo momento mi sembra che tra Juan Jesus, Rachmani e Østigard non ne facciano Uno, mezzo. mezzo, perché Rachmani è sempre scocciato, una volta se fa, cioè, una partita la fa Sono e crede d'accordo. salta, Sono e d'accordo. forse è l'unico che te regge, diciamo, a livello difensivo, a Sì. livello di prestazioni. Sì. Juan Jesus, Østigard e Nathan, io, ragazzi, se questo deve essere il secondo, uno di questi deve essere il secondo del Napoli, io sarei abbastanza preoccupato. E togliamo il punto della difesa, che forse non è manco il punto peggiore. Kvaratskhelia, che al momento Sono non d'accordo. so, mi sembra lontano parente di quello che abbiamo ammirato l'anno scorso. Sì, perché qualcosa Osimhen crea, in alcune situazioni è pericoloso, ma in tante altre mi sembra, si perde, non lo so, hai varie si perde per scelte, cioè, strada. Sì. sì, si Si perde un fa po', chiude, si lo vedo perde per strada lui, è confuso, vero. cioè, non lo so, però lo vedo un po' turbato, mi sembra una cosa stupida da dire, però è l'unica cosa che mi viene in Comunque, lo mente, sai il quindi dato sì. statistico assurdo che dicevano, non mi ricordo se oggi, se l'ho sentito ieri, se l'ho letto da qualche parte, che non segna in campionato da marzo. Sì, guarda che è tanto che Kvaratskhelia non segna in campionato, è tantissimo. Ma è clamoroso. Sì, no, Perché ma poi lo la ricordo anch'io. flessione Kvara ce l'ha avuta anche nella seconda parte della stagione, ci Sì, ricorderemo tutti. allora diciamo che c'è avuto una flessione più evidente nella seconda parte della metà stagione. Sì. Cioè, quindi diciamo che tre quarti della stagione Ha quasi Kvara tenuto finita. un Sì. ritmo forsennato, poi cala nell'ultimo quarto. Però sembra un po' più costante questo calo, cioè sembra un pochino più duraturo. Ad oggi direi che è molto più simile all'ultimo quarto della passata stagione piuttosto che ai tre quarti precedenti. Sì, sono E d'accordo. anche Osimhen, non me ne No, vogliate, ma. Osimhen, io non c'ho niente da dire su Osimhen, perché poi la traversa, cioè, dici se mangia Ma non qualche la cosa in butta più. dentro. Meno Non la butta dentro, devastante. però. A inizio, diciamo, era partito anche col piede abbastanza bene, perché comunque delle prime due del campionato, se non mi ricordo male, ne fa tre, ma poi Sì. basta, non ha fatto più nulla. Cioè, Guarda, te manca la colonna, te manca il fantasista e te manca chi te la butta dentro. te mancano Cioè, i gol che te faceva, che l'anno scorso veramente ogni occasione Osimhen era implacabile. Ecco, su questo sono d'accordo con te, nel senso l'anno scorso gli servivano molte meno occasioni per segnare molti più gol, quest'anno gli servono Esatto. molte più occasioni per segnare molti meno gol. Non so se ho E detto segna la molti stessa cosa. meno. È per questo che ti dico, il Napoli è in cerca di un nuovo equilibrio, per forza. Sì, è squilibrata in realtà un po' su tutti i fronti adesso che me la metti su questo piano. Però è possibile, ecco, l'analisi che voglio fare, tornando rapidamente al difensore, è possibile che l'assenza di Kim stia. Cioè, secondo te con Kim quest'anno non sarebbero sorti sti problemi? Secondo me pure con Kim, vista la fase che fanno oggi, secondo me i problemi sarebbero sorti lo stesso. Anche lo stesso Kim. Molto meno evidenti. Però secondo me anche lo stesso Kim sarebbe stato molto più in difficoltà e il Napoli avrebbe comunque sofferto. Magari meno, però secondo me la variabile cambio allenatore sta pesando un po' troppo, Quello perlomeno sicuramente, quello finora. sicuramente. Certo, però ecco, per concludere il discorso Napoli, poi passiamo Sì. all'Inter. L'importante è che siano arrivati 3 punti, che comunque danno morale. Cominci col piede giusto in Champions. Alla fine è andata benissimo così per il Napoli. Sì, però ecco, stavamo a parlare come se avesse pareggiato o perso, ma più che altro, ecco, secondo me il dato che deve essere analizzato è proprio per quanto poi sei riuscito a vincere, lo ribadiamo in maniera abbastanza fortuita, secondo me devi andare a scavare i problemi, perché questa è una vittoria,
come si può definire, facciata, no? Tampone, Che in realtà tampone. chi non ha visto la partita dice: ah, vabbè, Napoli ha vinto, però secondo me il tifoso anche è giusto che, ma lo sanno benissimo, sono consapevoli, la consapevolezza di capire che hai vinto, ma che non hai minimamente convinto. Esatto. Ok. Ancora peggio secondo me l'Inter, perché poi il Napoli è già da un po' che sta mostrando qualche segno di debolezza, ma l'Inter oggi rimette in discussione una stagione che finora era stata perfetta, un Inter che sembrava ingiocabile, inarrivabile e che alla prima Real Sociedad de turno si scioglie in un bicchiere d'acqua in una maniera secondo me anche grave, perché poi oggi l'Inter è Allora, stata il nulla cosmico. io ho due spunti sull'Inter. Purtroppo ha beccato la partita sfortunata nel momento peggiore possibile, ma No, non sono d'accordo. lasciami spiegare il termine sfortunata, perché sapevo che tu subito mi avresti aggredito, perché non intendo sfortunata nel senso che l'Inter ha creato e non ha avuto occasione per buttarla dentro, non era quello il senso. Sfortunata nel senso che mettici tre nuovi innesti rispetto ai titolari che hanno portato l'Inter fino a questo punto in campionato, cioè quindi hai un po' stravolto la formazione iniziale, No, so scusa. non ti hanno reso nello stesso modo in cui ti hanno garantito comunque Non anche sono una resa d'accordo. da subentrati, perché comunque Carlos Augusto, Arnautovic e l'altro al momento mi sfugge, ma c'era un Aslani. terzo, Aslani, scusami, ecco, Aslani, ecco, forse è quello che è stato utilizzato un po' meno, però Carlos Augusto e Arnautovic, bene o male, sono stati utilizzati da Inzaghi e hanno dato comunque un grosso apporto all'Inter da subentrati. Questa sera vengono messi i titolari e non ti rendono minimamente, assolutamente, cioè zero secondo me rispetto a quello che abbiamo visto finora. E in più, il momento sfortunato, ecco, la parola sfortunata da dove arriva? Purtroppo la vittoria del derby che ti lascia, secondo me, un minimo di pancia piena. È l'effetto che può scaturire da una vittoria così larga, così roboante, con Non è tanti pancia complimenti e piena, tanti applausi. la fame Un c'era, minimo. la fame c'era. Il problema è che quando vinci partite così rotonde, probabilmente è l'overconfidence che fa la differenza. Sì, Probabilmente è vabbè, il sì, dire: se esatto, hai un vinto il eccesso di derby confidence. così, a Real Sociedad non è che te la magni a Me la colazione, magno. gli scureggi addosso, tu scureggi e i magni a casa. E poi questi sono i Esatto, risultati, secondo me. esatto. Cioè, questa è una lezione che Certo, l'Inter certo. deve prendere, perché secondo me hanno sottovalutato, cioè perlomeno è un parere mio personale, però peccare di presunzione, mancare di umiltà, li metto tra virgolette come Allora. termini, perché poi è un parere mio personale, magari non è assolutamente così, perché poi conosco Inzaghi, Certo. tiene alta l'attenzione, può essere semplicemente una partita no. Però ecco, a prescindere dalle motivazioni, a prescindere da tutto, fatto sta che tu non te puoi presentare contro la Real Sociedad, no, non ti sei proprio presentato praticamente, perché l'unica No, occasione è stato il gol di Lautaro Martinez, cioè l'unica, l'Inter con un tiro e un assolutamente. gol praticamente ti pareggia una partita che avrebbe meritato di perdere in lungo e in largo, e anche forse Sì, con ma ampio margine. presentarsi nei primi 4 minuti, mo utilizza un termine alla Pioli, scusami, i primi 4 minuti l'Inter prende, subisce, anzi scusami, un palo E e gol. poi subisce gol, ma soprattutto con due errori, quello di Dumfries in uscita sul palo. E poi quello dei bastoni, Gravissimo. ancora più grave, sul Gravissimo. gol, sull'azione che poi ti porta al gol. Quindi Sì. diciamo che 4 minuti, 2 errori, un palo e un gol subito, diciamo che è una più da horror. Credo che, anzi, per come poi si è conclusa la partita, è stata come una vittoria. Pure di più Cioè, secondo perché me vale come 3 punti. Questi sono 3 punti pieni per sì, l'Inter, perché ovviamente in non senso meritavano figurato. minimamente. Sono Certo, d'accordo. non meritavano manco il pareggio, perché poi non solo i primi 4 minuti, un avvio terrificante, ma anche poi nel corso della partita, Non hai fatto perché niente. poi Sommer all'inizio secondo tempo te ci mette una pezza e te evita 2-0. Poi Michel Merino te prende la Senti, non traversa. mi ricordo. Ah, sì, mamma mia, c'hai ragione. Ha fatto un miracolo sul colpo di testa, non mi ricordo di chi. No, mi sfugge pure a me il colpo di testa di ieri, ma se non c'è stata Sommer, io Ma non lo pure so quel cosa tiro fuori di succedeva. poco di testa delle Normanna, non mi ricordo se era primo o secondo tempo. Era coso però, e mo mi è venuto in mente, era Oyarzabal al colpo destra. Le Normanna pure là, cioè. No, Sì, ripenso a no, tutte le occasioni, comunque. cioè, Comunque clamorose. era una partita che l'Inter poteva tranquillamente perdere con 2 gol di scarto e poi a pareggiare 1-1. Tra Sì. l'altro in trasferta.
Quindi ragazzi, l'Inter per come si è chiusa la partita fa un lavorone solo dal punto di vista del risultato, No, sia ben chiaro. secondo me è la fortuna, perché per quanto poi Sì, l'occasione è stata creata, fortunatissima, certo. forse anche fortuna è il termine sbagliato, però veramente l'unica occasione la concretizzi al massimo, non so se è bravura o se è fortuna, ecco, mettiamola così, perché poi l'Inter e il termine bravura in questa partita, veramente finora il termine Consono. bravura ha sempre, capito, calzato alla perfezione, oggi non si può di questo e credo tu sia No, d'accordo con no, me, no? Quindi no, no. minimo sforzo, anzi sforzo zero e quasi massimo rendimento. Fossero riusciti con due occasioni a fare due gol e a ribaltare, cioè, ti avrei detto veramente fate una statua a Inzaghi, perché come hanno fatto a vincere questa Certo. partita anche essendosi dimostrati, no, inferiori proprio per manifesta inferiorità, è un qualcosa di assurdo. Però ecco, questo è il segnale che anche secondo me le squadre che possono sembrare, no, all'interno della nostra cerchia, la Serie A, imbattibili, ingiocabili e così in forma, poi alla prima squadra estera leggermente organizzata, perché poi la Real Sociedad non è che è partita così a bomba in Liga, e ecco fatto che te sfaldi, no? Poi pensando alla finale dei Champions League dell'anno scorso, no? Proprio per quello tu avresti dovuto, cioè proprio mag non magnate il campo, magnate l'erba, magnate i giocatori, magnate le magliette dei giocatori e tutto il resto, secondo me. Cosa che non ti è minimamente riuscita, ma forse non ci hai manco provato, perché obiettivamente stasera l'Inter è stata veramente una cosa inguardabile, Oscena, indecente, sì, so, brutta, io brutta, brutta, brutta. credo che sia giusto dire e utilizzare i termini che, Devono essere utilizzati. come abbiamo detto tante volte quando l'abbiamo elogiata, giustamente, perché poi noi giudichiamo per quello che vediamo sul campo, ragazzi, quindi io non mi vergogno minimamente di dire quello che penso, cioè assolutamente quello che oggi l'Inter ci ha fatto vedere, o meglio che non ci ha fatto vedere. La cosa positiva, e poi chiudiamo il contenuto, è che sicuramente sto pareggio, quindi come ti riesci a prendere il pareggio e l'aver giocato così male, forse arriva fortunatamente nel momento più semplice da poter superare, no? La prima Sì. partita, un pareggio in trasferta, perché se poi una partita del genere la fai a San Siro e pareggi a San Siro, io ti dico sono 2 punti persi, qua è un punto veramente guadagnato, perché poi questi devi Certo, ma è rincontrare a per San Siro e non puoi più quello. commettere lo stesso errore, cioè È puoi per quello imparare che dai ti tuoi dico errori. l'Inter fa. È per quello che ti dico l'Inter fa un lavorone sotto quel punto di Sì, vista. certo. Perché una partita in trasferta, che per carità ci possa pure che la perdi, ma forse è la squadra più debole, non dico forse la più debole, però comunque è quella che può essere un po' più abbordabile a livello del girone. Ci può comunque sta che magari becchi la partita, no, ma soprattutto giocata in quel modo ci può sta che la perdi, anzi la dovevi perdere, e Certo. comunque ci ricavi fuori un punto d'oro per come si era messa la situazione. Quindi è per quello che ribadisco, l'Inter alla fine, solo dal punto di vista del risultato, fa un lavorone che Certo. gli sarà utile per ricominciare con la testa sicuramente giusta dalla seconda giornata. Sì, possono, c'hanno tempo insomma per cercare di parare agli errori, no? Dimenticando però Certo. sto scempio, perché secondo me se ripensi a No, sta no, partita in Champions non vai molto avanti, eh? Poi per no, 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 carità, se giochi, no, 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 gli non puoi incidenti di giocare al secondo percorso livello, capitano, per ma carità. no, non è questa l'Inter, ma come ho detto nell'immediato post derby, l'Inter non è quella, non può essere sempre quella che abbiamo ammirato contro il Milan e che ha vinto le prime quattro di È una Serie A, via di ma non può mezzo. essere, aggiungo, non può essere manco questa che abbiamo visto contro la Real Sociedad. Vi ringraziamo per la visione di questo contenuto. Grazie al buon Fabio. Grazie a tutti voi. Grazie a te, la vostra qui sotto nei commenti. Ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao a tutti, ciao 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 ciao. Ciao!